Tra un incontro organizzato e voluto dal presidente del Lancia Abruzzo, Gian Guido Dalberto, con l'amministratore delegato di Banca Popolare di Bari, Cristiano Carrus, volto a fare il punto sul futuro dell'istituto di credito nella nostra regione. Presenti oltre i sindacati, anche i sindaci e tutti gli enti territoriali, un'iniziativa che fa seguito alla lettera inviata da D Alberto a Carrus nella quale il primo cittadino aveva sollecitato la governance della BPB a confrontarsi sulle questioni inerenti al futuro della banca, nell'ottica dello sviluppo territoriale. L'Abruzzo oggi rimane un territorio importantissimo. Noi abbiamo una vocazione che è quella, scritta anche nel piano industriale, di presidiare il Sud Italia, dove comprendiamo ovviamente anche l'Abruzzo e anche l'Umbria attraverso la cassa di risparmio di Orvieto. Quindi al, mo al momento noi lavoriamo così, poi vediamo nel prossimo futuro quello che accade. Piano industriale noi non prevediamo nessuna ulteriore chiusura di filiali, vogliamo crescere sugli attivi e quindi sugli impieghi verso il territorio, impieghi se vogliamo anche parcellizzati, ma non disdegniamo le medie aziende che poi ovviamente all'interno dei territori sono quelle che danno un po' anche ovviamente, una miglior vita ai territori stessi, quindi attenzione al mondo dei privati ma anche al mondo delle aziende, quindi sviluppo sì. Sindaco, oggi è un incontro molto importante per fare un po' il punto. L'amministratore delegato ha annunciato che non ci saranno chiusure. È quello che abbiamo chiesto, che chiediamo da tempo. C'è stata una prima fase che è stata quella della razionalizzazione dei costi della, della banca nel momento successivo sostanzialmente alla crisi. Oggi si deve aprire una nuova fase, una fase di, dello sviluppo dei rapporti col territorio e soprattutto della ricentralizzazione dell'Abruzzo all'interno del panorama della Banca Popolare di Bari. Ricordiamo che nonostante le chiusure dei, dei mesi Scorsi l'Abruzzo continua ad essere la regione ad avere il maggior numero di filiali in Banca Popolare di Bari, una banca di proprietà pubblica che deve preoccuparsi ed occuparsi anche della tutela dei servizi pubblici essenziali sul territorio, quindi mantenere i presidi. Abbiamo chiesto stop alle chiusure, ma chiediamo anche di recuperare terreno eh, perso nel corso del tempo. Considerate anche le risorse, le tante risorse che sono a disposizione in questo momento del territorio che abbiamo intercettato e che richiedono un presidio costante di una banca che nonostante tutto eh, continua ad avere una quota di mercato prevalente sul territorio, una fidelizzazione, un rapporto che nasce dall'eredità Tercas e Caripe per quanto riguarda l'altra quota che deve essere eh, tutelata e rilanciata.